Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo primo episodio del nuovo Let's Play di Pokémon Diamante Lucente. Il momento è finalmente giunto, non vedevo l'ora di cominciare la nuova, tra virgolette, avventura del mondo Pokémon. Finalmente, dopo una lunga attesa, il periodo è finalmente giunto. Per quanto mi riguarda, Diamante e Perla non sono i giochi a cui sono più legato, ma sono usciti in un periodo in cui Pokémon per me stava subendo, diciamo, un po' un declino, e quando sono usciti Diamante e Perla è riesplosa la passione in una maniera che non credevo possibile da tempo. Certo, non è che da Smeraldo a Diamante e Perla siano passati chissà quanti anni, due massimo. Però, insomma, in un anno sono cambiate tantissime cose e il mio amore per Pokémon stava scemando. Comunque, mano a mano che andiamo avanti, poi vi spiegherò un po' come sarà strutturato il Let's Play. Ciao, felice di conoscerti. Ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Il mio nome è Rowan, ma per tutti sono il professore Pokémon. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Nice. Tra l'altro, ho avuto l'onore di provare la versione base senza aggiornamento. E non sembra, ma dal movimento del braccio l'animazione è diversa. Perché l'ho vista fin troppe volte l'animazione base ed è diversa, posso assicurarvelo. Noi esseri umani viviamo fianco a fianco con i nostri amici Pokémon. A volte sono per noi compagni di gioco, a volte preziosi collaboratori. Alcuni fanno squadra con i Pokémon per sfidare altre persone, stabilendo con essi un profondo legame. Ah? Che cosa faccio io? Io mi dedico alla ricerca sui Pokémon, per saperne sempre di più su di loro. Ma adesso parlami un po' di te. Qual è la tua foto? La prima. Scelgo la prima. Perché, beh, non sono una ragazza e non sono nessuno di... veramente nessuno di questi, però scegliamo quella base, dai. Poi penso che si possa comunque personalizzare, volendo. Ovviamente mettiamo il nome Link, perché ci piace così. Come detto, Link, certo. È proprio un bel nome, grazie, l'ho scelto, se no non lo sceglievo. E questo invece è un tuo amico, giusto? Come si chiama? Andrò sul classico, Barry. Ho visto gente chiamarlo Marcus per qualche ragione, ma io preferisco Barry. Hai detto Barry, si chiama così il tuo amico? Ah, se ti sta bene a te. Link, è arrivato il grande momento. La tua personalissima avventura sta per cominciare. Nel corso del viaggio incontrerai molte persone e tantissimi Pokémon. Farai sicuramente tante nuove scoperte e imparerai qualcosa anche su te stesso. E adesso vai, tuffati nel meraviglioso mondo dei Pokémon. La grafica per quanto riguarda dovrebbe già essere a schermo e penso che sarà definitiva. In genere chi mi segue sa che io dopo qualche episodio la cambio, ma stavolta sono piuttosto tranquillo che la lascerò così. Malgrado gli sforzi, il team di esplorazione non ha potuto avvistare il rarissimo Pokémon cromatico. Il Gyarados rosso non è apparso a cospetto dell'ormai delosissimo team. Ragazzi, Gyarados, Gyarados, ditelo come più vi pare. E con questa notizia si conclude Alla ricerca del Gyarados rosso, un reportage di Jubilo TV sulla rete nazionale. Alla prossima, stessa ora, stesso canale. È una minaccia. Oh, stiriamoci e siamo pronti a partire. Yeah! Vediamo un po', abbiamo un Nintendo Switch. È una console di ultima generazione. Sì. Una bella pianticella. Il computer ci dà qualcosa. Controlli PC, informazioni di base. Le persone vivono a fianco con i Pokémon. Vabbè, non c'è nulla. Davvero? Il televisore è spento. Sì, ma non c'è... niente, non posso... Ok. Vabbè. Con X si apre... Eccolo! Oh, il menu! Oh, vediamo un attimo le opzioni. Velocità, testo, veloce. Cambia cornice. 2, 3... Io avevo scelto la 2 durante la prova. C'era anche la possibilità di cambiare cornice nella versione vaniglia. Questa però è bella, la numero 23. Andiamo con la 23 che mi piace. Animazioni sì, chiedi se sostituire, va bene.
Invio automatico ai box, no? Dai soprannomi, sì. Giroscopio... No. Salvataggio automatico. Sì. No. No, 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 no. Oddio, in alcuni punti sì, ma in altri no. Magari quando entri e esci dagli edifici te lo può dare. Sì, dai, mettiamo di sì. Visualizza soprannomi. Effetti sonori metterei a 7, versi dei Pokémon a 9. Perfetto, ci siamo, ok. Ora. Poi, quando arriverò al Pokémon da scegliere, vi dirò un attimino... La televisione è accesa? Ok. Vi dirò un pochino di cose anche sulla squadra. Link! Barry è venuto a cercarti poco fa. Non so che cosa volesse, ma ha detto che era un'emergenza. Va bene. La televisione era spenta! Wow, c'è la gara Pokémon! Si aggiudica la performance migliore nella gara di Akume di livello normale, Joe con un Pokémon brillantissimo! Vabbè, io mi stiro ogni 3x2, però va bene. Ah sì, Link, non andare nell'erba alta, i Pokémon selvatici potrebbero attaccarti. Se avessi un Pokémon tuo non sarebbe un problema, ma per adesso fa attenzione. Madre, cosa ne sa lei di Pokémon? La tecnologia moderna è incredibile, si può giocare con persone di tutto il mondo senza fili. Quindi devo andare a cercare Barry? Salve, oi, Pum! Non è Tud, è Pum? Ma che succede? Ah, sei tu, Link. Io sto andando al lago. Vieni anche tu, dai, sbrigati. Ok, Link, se arrivi tardi ti faccio una bella multa di 1 milione di poche dollari. O poche lire, poche euro? Facciamo poche euro, dai, più bello. Oh no, ho dimenticato una cosa. Sì, però... Buono. Quanto energico qui. Anche le inquadrature sono diverse. Bene, bene. Ecco, salvataggio in corso lì in alto. Salve. Ma lei è stanca, signora. Ha gli occhi mezzi chiusi. Sì, quel ragazzo non sta mai fermo. E le televisioni sono accese, bene. È meglio che prenda la borsa e le note di viaggio. Le note di viaggio? Il diario? Oh, Link, andiamo al lago. Ti aspetto giù in strada. Se arrivi tardi, ti rifiro una multa salatissima di 10 milioni di poche euro. No. Per favore, no. Oh, il Pokéch o Pokécron? Centro Pokémon. Ah, ma cambia la pubblicità. Non cambio ora, maledetta. Vabbè. Comunque, niente che, niente di che. Cioè, niente male, voglio dire, no? Niente, niente di che, il cavolo. E qui dovrebbe... Ecco, sì, ecco, cambia l'inquadratura. Prima è proprio a volo d'aquila, poi qui che si inclina un po'. Bellissimo. E se servizio in TV? Alla ricerca del Gyarados rosso, la misteriosa apparizione del furibondo Pokémon in un lago. Quella trasmissione mi ha fatto pensare. È probabile che ci sia un Pokémon come quello anche nel nostro lago. Quindi ho deciso, andremo a cercare quel Pokémon. No, devo andare io? Ok, grazie. Questi alberi qui, se si potesse usare botta in testa su di loro quando abbiamo un Pokémon con botta in testa, sarebbe una figata. Benissimo, al lago andiamo a cercare Gyarados rosso. Che succede? Professore, non c'è niente di strano neanche dall'altra parte. Forse mi sono sbagliato. Sembra che sia cambiato qualcosa rispetto a prima, ma... Non importa. Abbiamo comunque visto il lago. Facciamo che è sufficiente così. Lucinda, andiamo. Professore, è stato via per ben 4 anni. È felice di essere tornato a Sinnoh? C'è solo una cosa che posso dire. Ci sono molti Pokémon rari nella regione di Sinnoh. E questo dovrebbe tornarci molto utile ai fini delle nostre ricerche. Beh, sì. Scusate, lasciateci passare, per favore. Ma... Allora, ma anche la luce è diversa. Io vorrei farvi vedere la versione vaniglia quanto è diversa. Io sto notando un sacco di cambiamenti di luce prima di tutto. E lo sto giocando la versione finale alla stessa ora della versione vaniglia, quindi sono sicuro. Scusate, siamo un po' di fretta. Sono sicuro che la luce è diversa. Ah, strano. E beh, che facevano quei due? Ma che ti frega, scusami. Link, andiamo a vedere. Cosa c'è? Hai paura dell'erba alta? Non ti preoccupare. Ci vorrà un attimo. Vedrai che non salterà fuori nessun Pokémon selvatico. Va bene, Barry. Ma questa è una valigetta? Non l'ho dimenticata qui. Che facciamo? Potremmo rimandargliela se sapessimo chi sono. Uno dei due è stato chiamato professore.
Oh no, degli Starly! Wow, Pokémon! Ma che succede? Era così petulante, Barry? Guarda, sono delle Pokéball, dai, scegli un Pokémon e comincia a lottare. Quale vuoi? Il Pokémon Fogliolino Turtwig. E il Pokémon Scimpanzé Chimchar. E il Pokémon Pinguino Piplup. Allora, ragazzi, la scelta del Pokémon qui è alquanto futile, perché ho intenzione di fare un team composto da due Pokémon di ciascun team dei personaggi principali di Pokémon La Grande Avventura di Diamante e Perla e Platino, ok? Quindi, per iniziare, sceglierò Piplup, ok? Pokémon Pinguino Piplup. Però poi, dal terzo, credo quarto episodio, mi passerò sia Chimchar che Turtwig. Ah! Ma cavolo! Non era così... Oh, ragazzi! Vabbè, non lo dico più, se no Andrelink dopo sembra scemo. Volevo dire un'altra cosa, non c'era l'immagine dell'allenatore che ti inquadrava l'allenatore e poi iniziava la battaglia, c'era solo verde quando eri nell'erba e partiva la lotta, molto più bello così. Dicevo, sceglierò quindi la squadra, farò una squadra elementale, quindi tre Pokémon già li conoscete, gli starter, un altro, l'ho già detto qual era, sarebbe stato Lopunny. Un altro lo capirete chi è, mentre l'ultimo devo ancora sceglierlo, a dire il vero. L'ultimo Pokémon del team devo ancora sceglierlo. Vorrei mettere Luxray, ma non penso proprio metterò Luxray, quindi lo scarto a priori. C'è altro che vorrei mettere, però alla fine magari non mi piace nessuno e metto Luxray. Devo vedere come viene fuori il team prima. Il tuo Pipala è stato davvero sconvolgente, ma il mio Turtwig è stato molto più in gamba. Non è vero. Però erano i Pokémon di qualcun altro. Non avevamo scelta. Abbiamo dovuto prenderli in prestito. Speriamo che non sia un problema. Attenzione, chi è? Lucinda. Oh, la valigetta. Il professore si sarebbe infuriato se l'avessi persa. Ma per caso avete lottato con questi Pokémon? Oh no. E adesso cosa dirà il professore? Ah, questa non ci voleva. Ah, vabbè. Intanto questa la prendo io. Ma due cocci di rapa hanno lasciato la borsa lì. Ma chi aveva quella? Chi aveva? Ha lasciato la borsa incustodita. Abbiamo usato i Pokémon. Tu che dici? Link, non so cosa stia succedendo, ma andiamocene di qui. Il mio Pokémon ha subito danni durante la lotta. Il mio no. Se venissimo attaccati da un altro Pokémon potremmo trovarci nei guai. Io no, perché non ho subito danni. Come te lo devo dire? Non mi ascolta. Barry è sordo. Quando vuole. Tu vai pure avanti. Lo so che dobbiamo restituire quei Pokémon, non sono nostri. Ma prima volevo passare un altro po' di tempo con questo tipetto. Ma come? Vuoi passare un po' di tempo? Andiamo a combattere un altro po', no? Ah, perché lui ce l'ha danneggiato. Mi dispiace. Danneggiato, un Pokémon, uno strumento. Ehi, sono quelli di prima. Sbaglio, quel vecchio ci osserva. Lucinda mi ha detto che avete preso i nostri Pokémon. Fatemi vedere, per favore. Piplup e Turtwig. Capisco. Ok. Lucinda, io torno al laboratorio. L'ha presa bene. Sì, professore, mi aspetti? Dovreste venire al nostro laboratorio più tardi. Ci vediamo. È andata bene. Perché tutta quell'agitazione? Se era arrabbiato poteva semplicemente dirci qualcosa, sgridarci. E poi non voleva riavere i Pokémon? Dai, Link, andiamo a casa anche noi. Forse non gli interessava riavere i Pokémon. Chissà. Che succede? Non ci posso credere. Per fortuna che a te e a Barry non è successo niente. Il professore di cui parli è sicuramente Rowan di Sabbiafine. È molto conosciuto per i suoi studi sui Pokémon. Ma dicono che faccia un po' paura. Forse è il caso che tu vada dove sabbia fine, Link. Devi spiegargli perché hai dovuto usare il suo Pokémon. Non preoccuparti, capirà di sicuro. A proposito, mettiti queste, Link. Le scarpe da corsa! Andare a sabbia fine sembra una vera e propria avventura, vero? Fortunatamente, con le scarpe da corsa potrai raggiungere i luoghi lontani più velocemente. Ok, diamo un'occhiata alle istruzioni. Inclina fino in fondo lo stick sinistro per correre più velocemente. Mettiti le scarpe da corsa e parti all'avventura. Che emozione!
Siamo super veloci. Corro come il vento! Qui c'è un tizio che afferma di aver vissuto un'avventura con i Pokémon tempo fa. Abbiamo raggiunto solo la città più vicina. Ah, che bei tempi. Cioè, lui è arrivato a Sabbiafine? Wow, sicuramente un'avventura fantastica è stata. Ok, quindi i Pokémon saltano fuori nell'erba alta. Va bene, questa è un'informazione preziosa. Se i tuoi Pokémon sono stanchi, vai a casa a riposare. Ok. Attenzione, un Pokémon. Bidoof. Ok. Avanti, Piplup. Se notate però ci manca il cappello. Il nostro PG non ha il cappello ancora. Ci verrà consegnato più tardi? Spero di sì. Un'altra informazione per quanto riguarda la squadra. Ho letto che alcuni si sono lamentati, alcuni recensori, in privato ovviamente, senza che si esponessero troppo. I recensori perché hanno ricevuto la copia in anticipo ovviamente, se no... Si sono lamentati del fatto che i Pokémon col condividi esperienza alla Lega erano overlevelati di troppo. Quindi mi toccherà, forse, non lo so di preciso come sarà la storia, magari hanno con l'aggiornamento hanno modificato la curva di leveling. Se l'hanno modificata per renderla meno fastidiosa, potrei tenere sempre gli stessi Pokémon. Se invece è troppo alta, l'apprendimento dovrò cambiare Pokémon spesso e volentieri. Quindi magari il team finale lo vedrete solo alla Lega e non prima. Vediamo come va avanti. Ciao, io lavoro a Pokémon Market. Sapevi che la salute di un Pokémon si misura in punti salute, PS? Se scendono a 0 e Pokémon va KO, non può continuare a lottare. Dovresti dargli una pozione se i PS bassi. Ecco, queste sono delle pozioni. Qualche campione gratuito. Grazie. Quante mini hai dati, signora? Signorina? Quello che è? 10. Vabbè. Esagerata. Tu che dici? Da quel dislivello puoi solo scendere. È una scorciatoia per due foglie. Sì, ma stai calmo. Perché quei punti esclamativi così a caso? Oh, eccoti, vieni con me. Il professore ci sta aspettando. Ha fatto il giro per salire. Eccolo, questo è il nostro laboratorio di ricerca Pokémon. Andiamo. Boom. Ma che succede? Ah, sei tu, Link. Quel vecchio signore non è che faccia paura, ma è proprio strano. Comunque non importa, io me ne vado. Ci vediamo. Adios, come dice Cannavacciuolo. Ma che aveva? Il tuo amico sembra parecchio impaziente. Vabbè, entriamo. Entriamo, entriamo. Link. Eccoti qui finalmente. Ti chiami Link, giusto? Fammi vedere di nuovo il Pokémon. Bene. Questo Pokémon sembra felice. Va bene, sai cosa? Te lo regalo. Quell'esemplare di Piplup è tutto tuo. Ora che il Pokémon è tuo, vuoi dargli il soprannome? Certo. Il mio Piplup avrà un soprannome particolare. C'è chi lo chiama Poseidon, chi Nettuno, chi Tridente. Il mio si chiamerà Ahti. Ahti è il dio finlandese dei mari. Eh? Guardalo, anche Rowan. Interessante. Sei sicuro di voglio dare... Sì, voglio questo soprannome, tranquillo. Barry mi ha raccontato quanto è accaduto al lago. Mi ha detto che è nuotato molto bene, anche se per te era la prima volta. Sì. E mi pare proprio che stia formando un certo legame tra te e quel Pokémon. È per questo motivo che ho deciso di affidarti Piplup. Grazie. Sono così felice che tu ami Pokémon. Se non fosse così dovrei... Lasciamo perdere. Cosa, schiaffeggiarmi? Passiamo alle cose importanti. Vorrei che facessi qualcosa per me. Mi chiamo Rowan e studio Pokémon. Prima di tutto vorrei sapere quale specie di Pokémon vivono nella regione di Sinnoh. Per scoprirlo è necessario raccogliere dati con il Pokédex. Ed è qui che entri in gioco tu. Con questo Pokédex potresti raccogliere informazioni sui Pokémon di Sinnoh. Ti va di darmi una mano? Certo. Bene, ottima risposta. Hai ottenuto il Pokédex.
Il Pokédex è uno strumento all'avanguardia, registra automaticamente tutti i dati relativi ai Pokémon che incontri. Link viaggia per la regione e cerca di incontrare più specie di Pokémon che puoi. Ne ho uno uguale anch'io, non ti ho chiesto niente, Lucinda. Beh, che sensazione hai provato camminando sul percorso 201 in compagnia del tuo Pokémon? Ancora adesso che ho 60 anni, sento come un brivido quando sono insieme a un Pokémon. Nel nostro mondo esistono moltissimi Pokémon diversi, e sono tutti lì ad aspettarti per darti ognuno un brivido unico. Ora vai, Link. La tua fantastica avventura sta per cominciare. Il mio primo Pokémon è stato un esemplare di Chimchar. Se tu avessi scelto Chimchar al lago, io e te avremmo avuto lo stesso Pokémon. Non che sia importante, però. Comunque, io mi chiamo Lucinda. Anche io ti professore a completare il Pokédex. Quindi io e te siamo sulla stessa barca. Però io ho iniziato prima e ho un po' di vantaggio. Spero di poterti insegnare qualcosa. Comunque, felice di conoscerti, Link. Bene. Allora, ragazzi, per questo primo video direi che è tutto. Abbiamo conosciuto Lucinda, abbiamo conosciuto il professore. Abbiamo fatto amicizia con il nostro primo Pokémon e questo è il padre di Lucinda e si fida di noi. Comunque. Ah no, ora ci farà da guida Lucinda. Ah ok, dato che è un'allenatrice da parecchio tempo ed è anche l'assistente, ha più esperienza di noi. Dai, seguimi. Questa Lucinda è un po' saccente, spero che cambi nel corso dell'avventura. Questo edificio con il tetto rosso è al centro Pokémon. Ok, so a cosa serve un centro Pokémon. Te lo insegnano al primo giorno di scuola. Il centro Pokémon è quello col tetto rosso e ci curi Pokémon. Finita la prima lezione, dai. L'edificio con il tetto blu è Pokémon Market, che è la seconda lezione. È un negozio dove puoi comprare e vendere strumenti e rimedi. Link, tu sei un allenatore alle prime armi, quindi i prodotti che potrai comprare sono al momento limitati. Non ti abbattere però. Ma come no? Io abbatto come? Ah, a proposito, non dovresti dire alla tua famiglia che aiuterai il professor Rowan con il Pokédex? Probabilmente dovrai viaggiare, quindi è meglio avvisare. Ma prima di andare è meglio che tu rimetta in sesto il tuo Pokémon al centro Pokémon. In questo modo ti sentirai più al sicuro. Ora ti saluto. Ciao! Addio! Ma la prima cosa da fare è andare alla spiaggia a prendere un antidoto. Vero? Sì, antidoto. Per qualche ragione mi veniva in mente antiparalisi, ma sapevo che era antidoto. Vabbè, allora andiamo a casa e possiamo terminare il primo episodio, perché se andiamo a casa poi penso che riceveremo anche il berretto, no? Berretto ufficiale della Lega Pokémon. Ah, era nascosta, mi sembrava che fosse spuntata all'improvviso. Non può accadere qui, giusto? Gioco? Non può accadere. Uff, vabbè. Comunque sia, ragazzi, il video termina qui allora. Nel prossimo andremo al viaggio, inizierà il viaggio vero e proprio. E niente, spero che il primo video vi sia piaciuto. In descrizione trovate ovviamente il link per Telegram e Instagram dove pubblico aggiornamenti continui. Se ancora non siete iscritti al canale magari fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.